Allora, prima di lasciarvi, se Santina mi aiuta, sì. Volevo leggervi due poesie, anche tu se vuoi. Volevo leggervi due poesie, la prima non vi dico chi è, poi ve lo dirò. È un augurio di rinascita per tutti noi, un augurio di vita per lei e per tutti noi. Rinascere così, ogni volta, ogni dolore, così per caso, prepotentemente, come una rosa fucsia in autunno, nonostante il primo freddo, nonostante ogni dolore che ti stringe il petto, che ti toglie il fiato e le parole. Rinascere, perché è l'unica alternativa da passare lentamente. Rinascere, perché non ti basta più sopravvivere, perché ti sei resa conto finalmente che vuoi vivere davvero, che la morte non ti fa più paura, ma la mancanza di gioia di vivere, sì. Rinascere come la torata fenice dalle ceneri dei tuoi drammi, dalle tue debolezze, dai tuoi errori, da quel finto sorriso. Rinasci, donna, riecheggia un monito arcaico come il mondo. Rinasci nel rosso porpora sanguigno e passionale dell'arte, quell'arte tua, solo e per sempre tua, che ti contraddistingue, che ti colloca in questo tuo essere che ti rende immortale. Donna, amati e trasforma il dolore, perché sei madre, figlia, sorella, amica, amante. Cosa? Sono. Questa invece è la poesia che ha scritto Michela Zanarella. Ancora piove, il cielo sembra in alto mare, mentre la sera è di nuovo alla finestra, dove siamo le parole. Hanno smesso di cercare un senso. Il fatto è che il buio è in agguato. Nessuno vorrebbe ascoltare una fine improvvisa. Il fiore di loto non fiorirà più. Non è un inganno la morte. Mette maschere e lascia un silenzio clandestino, poche cose per chi resta. Se si potesse vivere asciutti, senza dolore, esagerando d'amore,
penseremo all'Eterno come a una luce sotto casa. La poesia era di Liliana Manetti, la poesia era di Michela Zanarella. Liliana Manetti è morta il 17 gennaio e l'ultima volta che è stata qui era questa finestra. Io voglio ringraziare tutte le persone che l'hanno aiutata, Bruno, Benito, tutti noi l'abbiamo aiutato, le siamo stati vicini e credo che questo momento sia un momento commovente per tutti noi che le vogliamo molto bene. La ricorderemo con tanto affetto. Diceva il mio professore di filosofia, quando si va ai funerali bisogna anche mangiare dopo, perché la vita è anche questo e tutte le persone che sono qua la conoscono benissimo la vita, perché conoscere l'arte significa conoscere la vita e amarci, come dice Bruno, e non noi. Sì.